What's up, babe? Nipper Skio, I got something I wanna say. Yeah, I wanna talk to ya. Nikwambie mambo mbayo bado hujajua. Lot of love, love na yonipa. Nakuwa na wivu, wivu alai nitakufa. Mapenzo na yonipa kama kwenye TV. Mi bado mdogo, mami utaniua na BP. Yeah, to the ref, to the ref. Staki tena michepuka, put M to the ref. One next, I mean I will go on. Pango, you're the best. Ok, qui lo mettiamo così, lo spostiamo così. E in teoria l'inquadratura è giusta. Sono un pelo più inquadrata verso l'alto, un po' più così. E mi chiamano. Ciao mamma, dimmi. Questa sera esco. Ok, ciao. Ok, possiamo parlare della cover alla lettera. Bene, me l'aveva promesso. Siamo qui in questa postazione all'aperto, molto figa, molto fresca. Finché c'è estate ce la godiamo. Per parlare di un gadget, ovvero la LED cover, che avevo promesso già per due video. Però, cioè, ci è voluto un po' più di tempo perché ho voluto fare un po' di montaggio figo. Ci sono 50.000 zanzare. E quindi comunque adesso il video sta arrivando finalmente. Allora, questa cover di per sé è funzionale, diciamo, per certe occasioni. Ha un menu, quando lo mettete automaticamente il menu si dovrebbe comparire sul vostro smartphone, sul vostro S10 in questo caso, e il menu è questo. Ci sono tre modalità, cioè o la cover spenta o la cover in modalità illuminazione, che crea questo effetto molto figo di brillantini praticamente sul retro dello smartphone, oppure ci sono le icone LED. Ci sono ben 10 icone, tutte diverse, alla fine tutte abbastanza carine, utilizzabili in diverse situazioni. E sia l'effetto illuminazione che le icone LED durano 10 minuti, dopodiché dovete riattivarle dall'applicazione per una cosa di risparmio di batteria. La cover ha anche due funzioni extra particolari, anzi tre. Ah, innanzitutto, se lo appoggiate su una superficie con il telefono faccia in giù, quindi si vede la cover, per qualche secondo automaticamente l'illuminazione parte, ma si spegne dopo poco, non dura 10 minuti. Oppure quando scattate una foto, ora ve ne faccio vedere una in tempo reale, potete vedere sul retro della cover il timer se lo volete usare. Quindi ora io scatto la foto e mentre la scatto potete vedere che sul retro c'è il timer e che fa pure la faccina sorridente quando avete finito. Bene, e anche questo l'abbiamo visto. In più, quando alzate o abbassate il volume di una qualche chiamata o state ascoltando della musica, potete vedere che dalla cover sul retro compare questa icona con la musica che vi fa vedere quanto è il volume. Ora, non è niente di indispensabile, la potete assolutamente skippare, potete non comprarla e non vi cambierà nessuna funzione importante dello smartphone. Perché secondo me ci sono tre svantaggi e un vantaggio. L'unico vantaggio che c'è è di sicuro che se dovete magari uscire una sera, se volete fare qualcosa di un attimo più interessante, beh, è una bella cover con tre LED, potete comunque farla vedere. Ma gli svantaggi grossi sono ben tre. Il primo è il suo prezzo. Costa sul sito ufficiale di Samsung 60 euro. Sono tantissimi, non compratela per 60 euro. Su Amazon di solito sui 40, però io l'ho trovata a 26. Non so se è uno sconto o se rimarrà fissa a 26. A 26 posso anche passarvela e aver senso. Già sui 40, pensate bene se la volete. 60 assolutamente no. Secondo svantaggio è che non si tiene tanto bene in mano. Cioè è molto liscia, è bella da tenere in mano, però è estremamente scivolosa. Non vi starà in mano proprio. Se la appoggiate su una superficie può scivolare come fosse su una lastra di ghiaccio. Non è una cover che vi darà molta protezione perché è estremamente sottile, nonostante abbia i LED, e non vi offre nessun tipo di grip, è liscissima.
e quindi non vi aspettate niente di che. Inoltre non c'è neanche un gran bordo sopra e sotto per proteggere da se l'appoggiate a faccia in giù. È un po' stupido anche perché se volete godervi la cover, il telefono per appoggiare la faccia in giù, però così rischiate di graffiare il vetro, siccome me avete gli screen protector. Quindi neanche la protezione è un vantaggio di questa cover. Il terzo svantaggio è che vi consuma pure della batteria in più dal vostro telefono. E non è neanche un consumo così ridotto come Samsung dice sul sito, non è che vi consuma un 1% sul totale. Stiamo parlando tipo di un 5% all'ora in più. E se una sera volete uscire e volete usarla, un 25-30% è capace ce lo dovete usare solo per la cover, in più tutto il resto. Quindi già l'S10 non è proprio un campione in batteria, metterci anche una cover che ve ne succhia altra, non è proprio un'enorme genialata, però questo fantastico effetto che fa tutte queste lucine per quella sera che dovete uscire, che andate in una discoteca, che andate fuori con gli amici, quello direi che fa passare in secondo piano tutto il resto, i costi, la batteria, perché è oggettivamente bella, a me piace, se a voi non piace non pensate nemmeno di comprarla, convinti di cambiare idea, perché se siete partiti dicendo ah questa cover costa 60 euro, non la comprerò mai, allora non vi farà cambiare idea a vederla neanche dal vivo né altro, però vederla dal vivo di sicuro vi dà un'idea migliore perché in video non rende bene quanto nella realtà di come questa cover è. Perché i LED, per quanto sembrano molto bianchi, in realtà sono un po' più tendenti all'azzurrino, al blu. Poi io ho la versione nera, c'è anche una versione bianca, però non ve la consiglio perché i LED sono comunque sull'azzurro bianco, quindi non la vedrete allo stesso modo. Passo il vecchietto con la macchina, e quindi più o meno questo è quello che c'era da scrivere su questa cover. Non credo valga la pena acquistarla, a meno che non siete come me e volete proprio qualcosa, perché quando uscite avete la cover bella. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, potete iscrivervi qua sotto, se non mi volete iscrivere, fate come vi pare. Ci perdete voi, non io, forse un po' anch'io. Ciao raga!